Parliamo di vaccini, tutti noi lo stiamo aspettando perché è l'unico modo per uscire da questa emergenza e tutti i paesi occidentali ne hanno comprate tantissime dosi. Chi invece rischia di rimanere senza sono i paesi in Africa e in Asia. Vediamo perché con il servizio di Gherardo Vitali Rosati. A metà novembre la Repubblica Democratica del Congo ha annunciato la sconfitta dell'ennesima epidemia di Ebola. Fondamentale nella lotta al virus per la prima volta è stato un vaccino, portato nei villaggi alla temperatura di meno 80 gradi, 300.000 le persone immunizzate. Intanto però si è aperta la corsa al vaccino per la pandemia globale, il Covid, e i paesi emergenti rischiano di restare tagliati fuori. Per 9 persone su 10 in 70 paesi poveri potrebbero non esserci vaccini disponibili. Intanto in Canada ci saranno dosi sufficienti per coprire l'intera popolazione 5 volte, per una media che nel mondo occidentale permetterebbe di vaccinare 3 volte tutti gli abitanti. Insomma, il 14% della popolazione si sta accaparrando il 53% delle dosi. Lo ha denunciato l'Alleanza per il Vaccino Popolare, che riunisce organizzazioni come Amnesty International, Global Justice Now e Oxfam. We have seen some corporations. Abbiamo visto dei comportamenti migliori di altri. Ad esempio, alla Pfizer hanno venduto il 96% dei vaccini ai paesi ricchi, a Moderna addirittura il 100%. Invece AstraZeneca si è impegnata a destinare il 64% delle dosi ai paesi poveri. Ma questo ancora non basta. AstraZeneca può produrre soltanto dosi per il 18% della popolazione mondiale. Per adesso le poche fiale che arrivano nei paesi poveri sono fornite dal progetto COVAX, coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma siamo ancora lontanissimi dalla soluzione. 1,5 miliardi di persone potrebbero restare senza alcun vaccino. Per questo le associazioni propongono una drastica svolta. Bisogna ricordare che c'è stata un'immensa quantità di denaro pubblico per supportare lo sviluppo dei vaccini. Quindi chiediamo ai governi dei paesi ricchi di supportare la proposta fatta dal Sudafrica e dall'India all'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché si rinuncia alla proprietà intellettuale sul vaccino per il periodo della pandemia. Anche l'ONU ha ricordato che stiamo assistendo ad un nazionalismo del vaccino. E in un mondo globalizzato non è possibile sconfiggere la pandemia se ogni paese pensa soltanto alla propria popolazione.